L'associazione Giuseppe Dossetti ha radunato qui a Roma molti dei cosiddetti portatori di interesse nel campo delle malattie rare, associazioni di pazienti, medici, istituzioni e anche imprese farmaceutiche. Facciamo il punto su questo evento così importante e partecipato con il presidente dell'associazione Dossetti, la professoressa Ambretta Fumagalli Carulli. Professoressa Fumagalli, oggi siamo qui in una giornata molto importante dove si è fatto il punto sulle malattie rare. Ecco, l'associazione Dossetti è molto impegnata in questo settore. Ecco, ci racconta un po' le vostre attività in quest'area. Certamente, l'associazione Dossetti nasce nel 2000 con l'obiettivo di focalizzare la realizzazione di alcuni diritti costituzionali. Se ci sono o no, se sono o no stati realizzate alcune promesse della nostra Costituzione. Tra gli articoli che l'associazione focalizza, ero allora sottosegretario alla salute e perciò ero attenta anche a questi temi, è l'articolo 32 della Costituzione. La Repubblica tutela la salute come bene dell'individuo e interesse della collettività. Un articolo voluto dai nostri costituenti fu un gruppo di medici, di pediatri, soprattutto di Firenze, che misero a fuoco questo, una norma che rispetto all'analoga norma che c'è nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, siamo sempre nel 48, appare subito molto avanzata. Quella norma dà vita poi al nostro Paese, al Piano Sanitario Nazionale, a uno Stato sociale che si occupa della salute dei cittadini. La situazione è quindi molto diversa, per esempio, da altre nazioni. Negli Stati Uniti non è così, per esempio, sono più indietro sotto questo profilo. E nel 2000, fondando questa associazione Dossetti, dedicata al costituente Dossetti, costituente cattolico, pensammo di mettere a fuoco questo articolo. Dossetti si occupava degli ultimi. E quali erano gli ultimi nella tutela della salute? Erano i malati di malattie rare. Di qui la nostra attenzione. E volevamo risvegliare la coscienza di tutti, ma anzitutto dei parlamentari, coi quali io avevo avuto a che fare fino allora, sull'importanza di questa tematica. Volevamo risvegliare la coscienza anche dell'industria su queste tematiche, delle associazioni. Come fare? Attraverso dei convegni che mettono intorno a una ideale tavola di lavori un po' tutti gli spezzoni della società, le associazioni di malati di malattie rare, la ricerca, l'industria farmaceutica, l'università e così via, a seconda poi delle singole tematiche. Nasce così e ormai abbiamo compiuto 12 anni. Bene, lavoro ne avete fatto tanto. Ecco, lei è una giurista, ci può raccontare appunto dal punto di vista legislativo, normativo, cosa dice l'Europa sul tema delle malattie rare e cosa sta facendo invece l'Italia? Ma sul tema delle malattie rare noi possiamo iniziare, per fermarci agli ultimi tempi, da una raccomandazione del Consiglio europeo del 2009. Il Consiglio europeo dice agli Stati membri, quindi anche a noi, Italia, che ognuno si deve dotare di un piano sanitario focalizzato sulle malattie rare, quindi anche all'interno del piano generale sul sanitario dovrebbe esserci uno spazio. Il nostro piano sanitario 2011-2013, quindi dopo il 2009, non si occupa di malattie rare, lascia una specie di vuoto, non dice né bene né male in altri termini. Questo vuoto, tutto sommato, è un vuoto provvidenziale, perché adesso lo possiamo riempire anche con delle proposte più nuove rispetto a quello che il governo, il Parlamento avrebbe potuto fare nel 2010, al momento in cui stava preparando il piano sanitario 2011-2013. La giornata di oggi, questo convegno, nasce proprio da questa esigenza di delineare qualcosa relativamente al piano sanitario delle malattie rare e insieme di stimolare chi deve presentarlo, quindi in questo caso il governo, a farlo. Molti paesi hanno già presentato il piano sanitario per le malattie rare, penso per esempio alla Francia, penso all'Irlanda, penso alla Spagna, ma anche al di là di Vienna penso all'Ungheria. Noi siamo abituati a pensare ai paesi dell'est come un po' arretrati, non è sempre così. Allora vorremmo che anche il nostro paese
avesse al più presto questo piano sanitario di malattie rare. Appena insediato il nuovo ministro, il ministro Balduzzi, che peraltro aveva seguito i nostri lavori nel passato in quanto era presidente dell'Agenas, abbiamo subito sollecitato l'attenzione. Devo dire con molta soddisfazione che il ministro Balduzzi ha posto le malattie rare tra le priorità. Ha aperto un tavolo tecnico al suo ministero, addirittura al suo gabinetto, proprio per sottolineare l'importanza delle malattie rare. Contemporaneamente anche il Parlamento, deputati e senatori, hanno unificato diverse mozioni in materia di malattie rare che avevano presentato anche raccogliendo le proposte che l'Associazione Dossetti via via nei suoi convegni faceva. Quindi tutto sommato sono ottimista. C'è un punto, il problema della copertura finanziaria, perché alla fine i costi devono essere coperti, ma anche su questo oggi abbiamo sentito, per esempio nel nostro convegno, Dompé, che è presidente di un'azienda molto importante che è la Dompé Farmaceutici ed è stato presidente di Farmaindustria, sollecitare l'industria farmaceutica a considerare i farmaci cosiddetti orfani come un motore di sviluppo della loro azienda. E anche sotto questo profilo, quindi, un po' di ottimismo esce da questo convegno. Bene, voi questa giornata così importante, così densa, la concluderete con una proposta, esatto, operativa, uno statement, come l'avete chiamato. Ecco, ci dice che cos'è e appunto lo scopo di questa cosa. Lo statement è articolato in molti punti, non farei in tempo qui a riassumerlo. Più che altro il metodo. Il nostro metodo di lavoro è questo: sentire tutti i settori interessati al tema, raccogliere le proposte che poi noi stendiamo in un documento finale e mandiamo ai decisori istituzionali. Le proposte che quindi vengono formulate qui e poi saranno oggetto di statement verranno mandate al Ministro della Salute e al Parlamento. Abbiamo visto che con questo tipo di impostazione siamo riusciti a smuovere l'attenzione di Governo e Parlamento. Ci sembra un metodo buono da seguire. Ovviamente all'interno dello statement ci sono tanti punti che sono stati oggetto anche di precedenti convegni, un po' un riassunto delle nostre proposte. Per esempio l'autorizzazione temporanea di utilizzo per quanto riguarda i farmaci, l'aiuto alle famiglie, una migliore attenzione anche nell'articolazione delle regioni. Noi abbiamo un sistema sanitario federale, regionale, che vede regioni ricche e regioni povere, quindi malati curati e malati non curati. Un buon monitoraggio anche dei centri di riferimento regionale di singole malattie rare e così via.